Ci si mette una vita, è la storia di Rubens, un ragazzo che lavora in un giornale qui a Milano, si occupa di sport, non è molto soddisfatto del suo lavoro, è soddisfatto a metà anche della città in cui vive, essendo lui di Firenze e vivendo qui a Milano. Una sera riceve una telefonata in cui la notizia è quella dell'incidente del suo migliore amico, che praticamente una mattina si tuffa al mare in Versilia con l'acqua fino alle ginocchia e sbatte la testa rischiando di rimanere paralizzato. A quel punto Rubens e gli amici migliori di Carlo, che è il ragazzo che fa l'incidente, intraprendono questo viaggio che proseguirà per tutta l'estate, tornando dalle città in cui sono andati a vivere. Uno, Pico, arriva da Stoccolma, Gazza arriva da Helsinki, loro arrivano in qualche modo a curare Carlo, ma è forse Carlo che pian piano cura loro e quindi le loro individualità. Ognuno ha una storia d'amore che si risolverà bene o male, o comunque ha una storia d'amore, c'è tanto amore, c'è tanta amicizia, ed è un libro su come sconfiggere un evento che può essere considerato, è da considerarsi un dramma, una tragedia, con le piccole cose, con la forza dell'amicizia e con un ritorno indietro che tante volte è un passo più coraggioso dell'andare avanti a seguire chissà quale ambizione. L'incidente di Carlo è simile, molto simile all'incidente successo a uno dei miei amici migliori sempre nell'estate 2006, per cui le due cose ovviamente sono abbastanza simili, diciamo, tra la realtà e la finzione. Io volevo raccontare questa storia, la volevo raccontare dal punto di vista esterno, cioè dall'occhio dell'amico, cioè da come l'ho vissuta io, da come l'abbiamo vissuta noi amici. Quando al mio amico Matteo è successo quello che è successo, noi amici abbiamo passato veramente un'estate e un autunno all'Unità Spinale di Firenze. Il primo giorno che entri lì dentro ti fai proprio i corridoi, tu proprio shining, cioè te la fai sotto proprio e non sai come rapportarti a tutte le cose che incontrerai, le persone che incontrerai, il tuo amico migliore, ma non solo, cioè ti mette proprio paura e inquietudine, perché comunque entri in un ospedale ed entri perché è successo qualcosa di brutto, capisci? Poi piano piano era proprio diventato un luogo di ritrovo, cioè fumi una sigaretta in cortile, chiacchieri, conosci tutti gli altri, ci sono tantissime storie. Poi ovviamente accanto a quella del mio amico, così come nel libro accanto a quella di Carlo, ci sono le storie di tantissimi personaggi paralleli che vivono all'Unità Spinale, che sono ricoverati al CTO. Ovviamente nel libro sono totalmente inventati, nella realtà ci sono altre storie che comunque non ho voluto riportare, ovviamente, ma anche perché sono tante poi. E si crea quell'atmosfera, cioè quasi come se fosse un bar, capito? Come se fosse la piazzetta o il muretto dove ti trovi, stai lì, chiacchieri, organizzi cene, come vengono rappresentate e descritte anche nel libro, con i bravi ragazzi, sai, cioè che proprio ognuno porta qualcosa, ho portato lo sformato, ho portato le lasagne della mia mamma, ho fatto la spesa, ho portato il Barolo, grandi vini, per cui era proprio diventata una comunità. Il punto di partenza ovviamente è un incidente, l'incidente è una storia vera, per cui uno si immagina, caspita, questo è scritto una tragedia. In realtà il registro con cui ho cercato di scrivere questo libro è poi quello che secondo me è giusto, per quanto sia possibile, utilizzare per sconfiggere brutte cose, per sconfiggere brutti eventi come questo, per sconfiggere dei drammi. Cioè si cerca di sconfiggere momenti pesanti prendendosi per il culo. Per cui con questo rapporto, che ti puoi permettere soltanto se ti conosci da tanto e se veramente sei amici, e proprio amici quasi al limite della fratellanza, cioè amici fraterni proprio, in questo modo qui secondo me si può sconfiggere qualsiasi cosa.
A volte ci si mette una vita, o quasi, per capire che la felicità è lì dove non ci saremmo mai aspettati, basta solo avere il coraggio di guardarla in faccia. Quello che fanno loro, o che forse faranno loro, perché non voglio svelare troppo, che forse faranno loro, che hanno in mente di fare loro, è il passo più difficile tante volte, quello di tornare un po' indietro.